Siamo con Veronique Braida, una delle protagoniste della grandissima rimonta del Brescia. Veronique, allora intanto complimenti per la vittoria. Per me sei stata la migliore in campo. Ti chiedo, ti aspettavi di poter impattare così tanto quando sei entrata? Ma sinceramente no, però sono entrata con convinzione, con voglia di cambiare la partita, come hanno fatto le mie compagne che hanno giocato prima di me, quindi sono molto contenta per la nostra vittoria. Il rimonto è ancora più bello. Secondo te cosa è mancato nel primo tempo per tirare fuori subito il bel gioco che il Brescia ha fatto vedere poi? Ma probabilmente dovevamo crederci un pochino di più. Poi nel secondo tempo comunque ci abbiamo creduto molto di più sulle seconde palle e si è visto. Grazie Grazie a mille, voi. complimenti. Grazie. Siamo con Mister Saltierio del Pavia Academy. Pavia Academy che ha già perso 4-3 in trasferta a Brescia. Mister, devo dire, assolutamente un vero peccato. Il Pavia stava giocando molto bene il primo tempo, è andata meritatamente avanti 2-0. Stava giocando molto bene anche nel secondo tempo. So che il Brescia ha giocato almeno bene quanto il Pavia e ha trovato una rimonta, secondo te, inevitabile? Cose sono sempre evitabili, però sicuramente dobbiamo fare in merito a Brescia perché è entrata al secondo tempo molto bene. Noi abbiamo cercato di fare il possibile e dobbiamo guardare la nostra strada. È chiaro che spiace perché oggi si potevano comunque portare a casa dei punti, addirittura magari tre. In realtà torniamo con 0 punti, però torniamo con la consapevolezza. Abbiamo fatto un altro passo in avanti importante perché siamo andati veramente, veramente vicini oggi. Ti volevo chiedere, perché insomma il Brescia ha fatto una prima rimonta per 2-2, poi il Pavia di nuovo si è riportato in vantaggio, quindi comunque è stata in partita anche quando poi il Brescia ha tirato fuori un po' più di carattere. Davvero, cos'è che è mancato secondo te poi nel secondo tempo? Ripeto, loro sono un'ottima squadra, sono entrati ovviamente per cercare di portarla a casa, ribaltarla. Noi abbiamo fatto il possibile, eravamo anche in una condizione un po' rimaneggiata, oggi anche a livello di cambi abbiamo veramente poche possibilità, quindi un calo nel secondo tempo ci può stare. Come hai detto te, bello che sul 2-2 siamo andati ancora a fare il 3-2, vuol dire che di testa, di impegno, eccetera, ragazze ci sono. Poi quella palla lì è stata brava Braida, forse la stava rimettendo in mezzo, è andata dentro, ma lei è forte, non c'è niente da fare. Grazie mister, in bocca al lupo per la prossima. Grazie. Siamo con mister Nicolini del Brescia, mister complimenti, una vittoria bellissima, un breve recap, stava vincendo Pavia 2-0 alla fine primo tempo, Brescia che alla fine esce vittorioso in casa per 4-3, volevo chiederti cosa hai detto alle tue all'intervallo. Ho chiesto semplicemente una reazione dal punto di vista del cuore, dell'amor proprio, di quello che si fa, perché la squadra in campo non è stata come vogliamo essere. Nei primi 45 minuti siamo mancate in questo. Poi devo dire che hanno dato una risposta alle richieste che noi abbiamo fatto a fine del primo tempo e siamo riusciti a ribaltare un risultato, oltretutto che ci ha visto andare sotto ancora 3-2 e ribaltare doppiamente ancora per arrivare alla vittoria finale. Infatti, devo riconoscere che il triplo cambio che hai fatto l'hai fatto al decimo minuto, ma già al secondo tempo era iniziato col Brescia che spingeva molto di più. Quello che mi è sembrato durante la partita è che più che il gioco è mancata la capacità di finalizzare, perché anche nel primo tempo il Brescia aveva avuto delle occasioni interessanti e che però è proprio mancato l'ultimo tocco per indirizzarla in porta. Sì, sono d'accordo. Oltre ai 4 gol che abbiamo fatto, non siamo state, diciamo, brave e lucide nella finalizzazione perché abbiamo avuto tante altre opportunità, sia nel primo che a inizio secondo tempo. Potevamo trovare il 2-1 ancora prima, però questo poi succede, l'importante è creare situazioni e palle propizie per fare il gol, sul resto ci lavoreremo. Grazie mister, in bocca al lupo per le prossime. Grazie mille a voi, viva!